Partono venerdì 5 gennaio i saldi invernali di fine stagione, atteso uno sprint ed un'impennata delle vendite nei negozi di vicinato che restano la meta preferita per i saldi tradizionali. La spesa pro capite, secondo le stime di Confesercenti, va dai 135 ai 170 euro. I consumatori, generalmente, commenta la direttrice di Confesercenti Arezzo, Valeria Albisi, da sempre premiano i negozi di vicinato per i saldi ed è proprio per questo che c'è attesa anche da parte dei commercianti che vedono in questo momento quello migliore per incrementare le vendite. Vendite fino ad oggi frenate anche proprio dalla data di avvio dei saldi invernali per i quali Confesercenti ha tentato lo slittamento. L'associazione a livello nazionale ha infatti ritenuto opportuno di chiedere lo spostamento a sabato 3 febbraio 2024 a causa del protrarsi delle alte temperature che hanno caratterizzato i mesi autunnali fino alla fine dell'anno, rallentando le vendite dei capi di abbigliamento. Purtroppo non è stata accettata la richiesta. Adesso quindi si punta al periodo dei saldi, che durerà 60 giorni per recuperare incassi e fiducia nel settore di abbigliamento, calzature, intimo e articoli per la casa. L'auspicio è anche quello, conclude la direttrice, che l'effetto saldo prosegua durante l'intero periodo. Ad Arezzo l'avvio coinciderà anche con il weekend di fiera antiquaria e quindi magari al popolo dello shopping a prezzo scontato potrà aggiungersi quello di turisti e visitatori che arriveranno in città per godersi, oltre al circuito dell'antiquariato, anche l'ultimo weekend della città del Natale. Si inizia quindi con i saldi che saranno, secondo le stime della vigilia, sin da subito con percentuali interessanti. Si parte dal 30%, anche se c'è chi fin da subito proporrà il 50% per poi alzare nelle prossime settimane ancora la scontistica.